sull'unico punto all'ordine del giorno che riguarda sempre le modifiche statutarie che sono già state deliberate per più volte dal Consiglio Comunale, quindi oggi si tratta della terza delibera per portare a compimento l'approvazione definitiva delle modifiche che sono state apportate allo statuto. Ci sono interventi su questo punto da parte dei consiglieri, anche se si è dibattuto già ampiamente sia nel primo che nel secondo consiglio, però se ci sono degli interventi da fare, prego consigliere, nessun intervento, allora porto direttamente a votazione. Magari è necessaria una votazione per... Prego consigliere, faccio. Ma sì, un intervento proprio molto breve, nel senso che oggi stiamo sostanzialmente votando per la terza volta uno stesso documento, quindi tutte le valutazioni di merito sull'opportunità che ribadiamo di fare queste modifiche, che sono sostanzialmente un adeguamento dello statuto alle nuove normative, uno snellimento dello statuto da quelle normative che non dovevano essere contenute nello statuto, e anche un elemento invece più di scelta politica che rivendichiamo, cioè quello di estendere la possibilità della costituzione di parte civile del comune anche ai casi di maltrattamento non solo delle donne ma anche dei disabili e anziani. Quindi questi sono i tre elementi con i quali possiamo assumere queste modifiche. Ravvisiamo nuovamente l'assenza dell'opposizione come un fatto grave, non tanto nella seduta di oggi, che in realtà è una seduta tecnica, anche ad un orario poco agevole, quindi capisco l'assenza dell'opposizione in una seduta come questa, che di fatto, ripeto, essendo tecnica, essendo di approvazione di uno stesso testo già approvato due volte, può anche tollerare l'assenza dell'opposizione, però ravviso l'assenza dell'opposizione 26, che ha deciso sostanzialmente di non fare nessun tipo di intervento, anche di proposta eventuale di modifiche, e anche l'assenza dell'opposizione, quantomeno alcuni hanno abbandonato l'aula prima della votazione per la seconda votazione. Questo secondo noi è un comportamento non corretto. Per quanto riguarda ciò che è successo alla seduta dell'altro ieri, che era convocata per appunto fare la terza votazione che stiamo invece facendo adesso, è successo quello che nessuno poteva prevedere: un consigliere comunale si è ammalato, è ancora messo maluccio, e ci spiace che insomma si continuano a sfruttare questi elementi non prevedibili per fare tutta una serie di polemiche politiche che insomma ci prendiamo, perché sicuramente quando non si riesce a svolgere un consiglio comunale la maggioranza è giusto che si prenda le proprie responsabilità, però bisogna anche circoscrivere le cose e cercare anche di dire ai cittadini le cose come stanno. Rispediamo al mittente tutte le valutazioni sui bavagli e su tutte le cose che sono state dette, perché sono tutte false, e diciamo invitiamo i cittadini a leggere le delibere che presto saranno consultabili sull'albo pretorio, perché lì si vede bene quello che veramente abbiamo fatto, cioè di fatto noi abbiamo adeguato lo statuto alle leggi, e l'unico elemento politico è quello della costituzione di parte civile, che rivendichiamo perché consentirà al comune di costituirsi quando ci saranno, speriamo mai, ma altri casi come ad esempio quello che è accaduto a Eugenio Vita. Quindi questa è la valutazione che faccio, e a questo punto anche come dichiarazione di voto a nome del gruppo di Forza Italia, il nostro sarà un voto favorevole. Grazie consigliere Dolci. Ci sono altri interventi? Nessun intervento, quindi passiamo. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli alla delibera. Unanimità dei presenti. Limitata disponibilità che qui non c'è, perché deve essere pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio. Bene, quindi il Consiglio si conclude con questa unica votazione alle 9.15, chiudiamo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.